Secondo il popolo Ainu, gli antichi indigeni del Giappone originari delle Curili, tutto ciò che esiste in natura rappresenta un kamui, una divinità. Se questo vale per fenomeni meteorologici come le tempeste e la neve, o per elementi come il fuoco e il mare, ancora di più si sottolinea l'importanza degli animali, uno tra tutti, l'orso. Con il nome di Kimun Kamui, dio della montagna, l'orso ricopre quindi un ruolo centrale nelle vite di questo popolo, assumendo un valore simbolico inestimabile. Ma come l'angelo Lucifero per i cristiani cadde rinascendo in forma di demone, anche ad un Kamui della montagna può accadere qualcosa di molto simile, trasformandolo in un essere corrotto e malvagio. Qualora un orso dovesse nutrirsi di carne umana, si trasformerebbe infatti in un Wen Kamui, non più un essere affine alla divinità della montagna, ma una creatura oscura in grado di portare solamente morte e devastazione. Nessuno può dire con certezza se quella del Wen Kamui sia solo una leggenda, una credenza popolare e niente di più. Tuttavia, la storia che vi racconterò oggi parla proprio di una di queste creature. Un orso gigantesco che da solo ha seminato il panico tra le montagne dell'Hokkaido, uccidendo numerose persone. Oggi vi parlo del feroce Kesagake, di tre famiglie colpite da una tragedia, di un villaggio in pericolo e di un anziano cacciatore che ha ritrovato finalmente la voglia di vivere. Questa è la storia del caso divenuto noto come il massacro dell'orso di Sankebetsu. È il 1915 e ci troviamo in Hokkaido, la regione all'estremo nord del Giappone caratterizzata da inverni gelidi e pesanti nevicate. Non per niente, a causa di queste condizioni climatiche avverse, risulta essere l'area del paese con la minor concentrazione di popolazione. La nostra storia inizia presso la fattoria della famiglia Aikida, situata in mezzo ai monti in una più vasta area nota come Sankebetsu. Mentre sta lavorando nel campo annesso all'abitazione, il membro più anziano della famiglia viene improvvisamente allarmato da un forte rumore proveniente dal capanno sul retro. Avvicinandosi, può subito rendersi conto di due cose. La prima è che la porta è stata interamente divelta. La seconda, a giudicare dal rumore, è che chiunque abbia fatto irruzione sta rovistando all'interno del capanno. L'uomo dunque afferra un oggetto contundente, probabilmente un attrezzo da giardinaggio, ed inizia ad urlare a pieni polmoni per spaventare il ladro. Bastano pochi secondi e il signor Aikida realizza immediatamente di aver commesso un errore. L'intruso uscito dalla capanna è un gigantesco orso bruno Ussuri, una delle razze più grandi in natura. Cala un improvviso silenzio, attimi apparentemente eterni in cui uomo e bestia si scrutano per capire chi ha più possibilità di veder calare il sole. L'orso si erge alto sulle sue zampe posteriori, tiene lo sguardo fisso verso quel piccolo uomo impaurito armato di zappa. Tuttavia, dopo essersi ributtato sulle zampe anteriori, sceglie di ritirarsi in mezzo ai monti. A questo punto, giudicando unicamente questa interazione tra orso e uomo, si potrebbe pensare che questo sia un esemplare pacifico, che non abbia attaccato per quieto vivere, ma in realtà non è così. Ben presto, infatti, quello stesso orso si sarebbe tramutato in un vero e proprio Wen Kamui. Passano infatti quattro giorni di lavoro, di quotidianità, di tranquillità, interrotta unicamente dai nitriti del cavallo di famiglia. È notte e l'animale sembra lamentarsi, pare spaventato. Così Aikida afferra una lancia e corre a controllare. Proprio come pensava, ecco stagliarsi davanti a lui la gigantesca ombra nera dell'orso, illuminato soltanto dai raggi della luna. Tra i due lo scontro a questo punto diventa inevitabile, quel cavallo è troppo importante per entrambe le parti. Così Aikida impugna l'arma, la punta verso il gigante ed inizia ad urlare. Forse spaventato da un avversario così agguerrito, l'orso decide di ritirarsi ancora una volta in mezzo agli alberi, ma ormai è chiara una cosa, ha capito dove trovare cibo e tornerà di nuovo, probabilmente perché ne ha gran bisogno. Ad Aikida infatti è bastata un'occhiata per capirlo, quell'orso è troppo grande ma al contempo troppo poco in carne. A pochi giorni del letargo un orso avrebbe bisogno di nutrirsi in abbondanza, di preparare le scorte per l'inverno,
Ma lui invece sembrava quasi denutrito, come se non fosse riuscito ad ottenere altro se non ancora più fame. Onde evitare di trovarsi nuovamente in pericolo, Aikida ordina al figlio Kametaro di recarsi alla città più vicina per chiedere l'aiuto di qualcuno che sicuramente potrebbe proteggerli. I Matagi. Questi cacciatori tradizionali giapponesi, al pari degli animali che inseguono, sono in grado di vivere in mezzo alla natura, hanno fisici molto resistenti e non temono il confronto con creature molto più grandi di loro. Sono praticamente nati e addestrati al solo scopo di cacciare. Dal XX secolo, inoltre, questi predatori della montagna avevano iniziato ad utilizzare un'arma imprescindibile nella caccia all'orso. I fucili. Senza fucile, difendersi efficacemente da un orso sarebbe un'impresa quasi impossibile per chiunque non sia un Ainu o un Matagi stesso. Il figlio di Aikida dunque torna a casa dopo un paio di giorni con due cacciatori al seguito, pronti a risolvere il loro problema una volta per tutte. Si mettono subito all'opera, ma c'è un problema. Le tracce dell'orso sono state coperte dalla neve fresca. L'unica soluzione è rimanere di guardia. Entrambi i Matagi sanno che l'orso prima o poi ritornerà. Passano 10 giorni senza alcun attacco, i cacciatori però non demordono e, come volevasi dimostrare, la decima notte, la luna illumina ancora una volta quella figura oscura tra gli alberi. Bisogna agire prima che possa avvicinarsi e mettere in pericolo la famiglia Aikida, così uno dei due cacciatori imbraccia il fucile e spara senza pensarci due volte, colpendo l'animale dritto alla schiena. Questo spaventato comincia a scappare, ma la scia di sangue che sta lasciando permette di dedurre due cose. La prima, vista la quantità di sangue presente, è che il colpo ha fatto centro. La seconda è che l'orso non si sta fermando nonostante la ferita presumibilmente grave, come se sapesse di essere inseguito. Consci del fatto che, visti i danni, l'orso non potrà scappare lontano, i due cacciatori decidono quindi di accamparsi ai piedi del monte Onishika per riprendere la ricerca con il favore della luce. Durante la notte, dal cielo giunge un aiuto per quell'animale in fin di vita. Una bufera di neve copre ogni traccia, costringendo inoltre i due Matagi a tornare verso casa Aikida a mani vuote. Con l'avvicinarsi del periodo di ibernazione e convinti che l'orso sarebbe potuto morire per la ferita ricevuta, i due prendono le loro cose e si congedano ufficialmente dalla famiglia. Se anche poi l'orso dovesse sopravvivere, un animale del genere normalmente non torna mai dove qualcuno gli ha sparato. La paura lo terrà lontano. Ciò che non sanno però è che quello è tutto fuorché un orso normale. Sono passati 10 giorni da quando tra i monti i Matagi hanno dato la caccia a quel terribile orso. È il 9 dicembre e nel villaggio di Rokusawa una donna di nome Abemayu si trova in casa sua. Il marito lavora la terra per la famiglia Ota, così capita spesso che sia fuori e che torni a tarda notte. Questa mattina Mayu sta badando alla figlia dei vicini, una bambina di appena un anno chiamata Hasumi Mikio. Quel 9 dicembre è un giorno come tanti altri, il marito di Mayu e gli altri contadini sono nei campi a preparare i terreni per l'inverno. Le donne invece si trovano nelle case a svolgere faccende domestiche e ad occuparsi dei più piccoli, a volte nel silenzio di questo bellissimo paesaggio innevato. Mentre Mikio sta dormendo nella sua culla, questo silenzio viene bruscamente frantumato da un boato assordante. Un orso ha sfondato la parete ed ha fatto irruzione nella casa. Da questo momento non sappiamo con esattezza cosa sia successo all'interno di quella casa. Entrambi le possibili testimoni verranno rinvenute purtroppo senza vita. A ritrovare i resti di entrambe è il marito di Mayu, che dopo essere tornato da 18 ore consecutive nei campi, si trova davanti a una casa devastata e spaventosamente silenziosa. Al suo interno, il corpo di una bambina ed una scia di sangue che conduce dritta al bosco, ma nessuna traccia della moglie. Mayu, o quel poco che ne rimane, verrà trovata sepolta sotto un mucchio di neve cremisi in mezzo agli alberi. Davanti a questo scenario non possiamo conoscere le sensazioni del marito di Mayu, ma ciò che è certo è che dopo l'avvenimento, questo avrebbe lasciato Rokusawa in tutta fretta. Prima di raggiungere il molo, tuttavia, incontra due vicini di casa che conosce molto bene, a cui racconta dell'accaduto. I due uomini si chiamano Ishigoro Saito e Miyoke Yasutaro, due personaggi chiave di questo racconto. Appresa la notizia della morte di Mayu e vedendo lo stato psicologico in cui versa il loro vicino, i due quindi gli promettono che si occuperanno loro delle pratiche per il funerale, permettendogli di scappare da Rokusawa, lontano da quella tragedia. I due poi si recano immediatamente sulla scena del crimine, giusto per capire se ciò che gli è stato detto corrisponde al vero,
e le condizioni in cui versa la casa fugano qualsivoglia dubbio. Risulta distrutta per metà, i mobili sono sparsi ovunque, una parete è collassata per intero e schizzi di sangue, ancora di un rosso acceso, ricoprono ogni cosa. Saito e Yasutaro decidono così di fare qualcosa, di cercare l'aiuto di qualcuno che possa liberarli da quella creatura prima che faccia altri danni. Ma per riuscire nell'impresa dovranno lasciare il villaggio per un'intera giornata. Le famiglie dei due uomini quindi si riuniscono in un'unica casa per stare più al sicuro, per coprirsi le spalle nel caso in cui l'orso dovesse tornare. D'altronde entrambe sono molto numerose. Ci sono le mogli di Saito e Yasutaro, Yayo e Take, il figlio sedicenne di Saito, Odo, a cui viene affidato il fucile, ed un totale di 5 bambini. I due uomini quindi si lasciano la casa alle spalle e partono in direzione di Tomamae, città nell'area nota come Sankebetsu, un viaggio di poche ore che li separano dagli aiuti militari di cui hanno estremo bisogno. Dopo 2 ore giungono infine nei pressi dell'ufficio comunale. Sono all'incirca le 10 del mattino e i due chiedono udienza all'ispettore per poter raccontare la loro difficile situazione, che viene presa talmente sul serio da risultare nell'impiego di ben 50 militari addestrati. 50 militari per la cattura di un singolo orso. Con l'esercito in partenza verso Rokusawa e la certezza che ormai il villaggio è stato messo più che in sicurezza, Saito e Yasutaro decidono quindi di poter tirare un sospiro di sollievo e rispettare la parola data, sbrigare le pratiche per il funerale di Abemayu. Quando finiscono di firmare documenti su documenti, ormai si è fatto tardo pomeriggio e prima di poter tornare a Rokusawa dalle loro famiglie, devono fare ancora una cosa: incontrare Yamamoto Heikichi, un leggendario cacciatore di orsi che si dice abiti proprio in quella stessa città. Dopo aver chiesto informazioni ad alcuni passanti, i due arrivano infine davanti a quella che si dice essere casa sua, una topaia nel bel mezzo del quartiere più malfamato di Tomamae. Non il migliore degli inizi, pensano i due, ma la sicurezza delle loro famiglie ha sicuramente la priorità. Così decidono comunque di bussare. Ad aprire è un simpatico anziano, un uomo che un tempo doveva aver avuto un fisico atletico, il corpo di un cacciatore imprendibile ed al contempo mortale. Tuttavia è evidente quanto questo sia solo un lontano ricordo. Ormai la leggenda di Sankebetsu si è ritirata a vita propria in attesa della sua ora, tempo speso ad oziare in compagnia dei suoi fidati alcolici. L'anziano comunque fa accomodare i due visitatori, li fa sedere nel suo salotto e versa da bere ad entrambi, poi riempie anche il suo bicchiere e li invita a parlare. Saito e Yasutaro raccontano della morte di Abemayu, della piccola Mikio, dell'orso che le ha attaccate. L'accaduto viene riportato con dovizia di dettagli e enfatizzando il pericolo che quell'animale rappresenta ancora per il villaggio. Lo scopo è chiaro, gli serve l'aiuto di quel leggendario cacciatore. Yamamoto, tuttavia, l'informa di non possedere nemmeno più il suo fidato fucile e di averlo venduto per comprarsi degli alcolici. Onorato per la loro visita, quindi, si vede costretto a declinare la loro richiesta. Ormai, l'eroe della leggenda ha smesso con la caccia e non vuole nemmeno fingersi quello di un tempo solo per accontentarle. Mentre Saito prende per buone le sue parole e si arrende con un lungo sospiro, Yasutaro incalza, sostenendo di non voler tornare a casa sua senza quell'uomo. Ciò che è accaduto a Rokusawa potrebbe succedere di nuovo e serve tutto l'aiuto possibile. A quelle parole, le rughe sulla fronte di Yamamoto si distendono in un improvviso cambio di espressione. I due non avevano ancora mai menzionato il nome del villaggio, Rokusawa, un villaggio che l'anziano conosce molto bene. E non solo il villaggio, ma anche l'orso è una sua vecchia conoscenza. Deve trattarsi di Kesagake, l'orso mangia uomini, il demone che Yamamoto non è mai riuscito a rispedire all'inferno. Kesagake corrisponde non solo alla descrizione fatta dagli uomini, ma anche il suo modus operandi è lo stesso. Anni prima si era introdotto nelle case di 3 donne del villaggio mentre erano sole e le aveva trascinate nella foresta per divorarle, proprio come è successo ad Abemayu. Se quell'animale è davvero Kesagake, il villaggio si trova in gravissimo pericolo. Nonostante questo, Yamamoto tuttavia conferma ancora una volta le sue intenzioni. Ormai il cacciatore che era appartiene al passato, l'uomo che i due hanno davanti, è solo un vecchio alcolizzato buono a nulla, sprovvisto di un'arma con cui cacciare. La brace che un tempo ardeva in lui ormai si è spenta. Saito e Yasutaro, dunque, si congedano con amarezza, con la magra consolazione che a proteggere il villaggio ci sono quei 50 soldati altamente addestrati. Cosa potrebbe andare storto? I due uomini quindi si dirigono verso la strada che collega Tomamae al loro villaggio. Tuttavia questa è bloccata a causa della tempesta di neve che si sta abbattendo sui monti
percorrerla, soprattutto al buio, sarebbe un suicidio. Decidono quindi di pernottare in una locanda del posto e di ripartire al mattino, così alle prime luci dell'alba saltano in macchina e si dirigono a Rokusawa a tutta velocità. Tuttavia, una volta arrivati, notano subito qualcosa che li insospettisce. Per le strade, nei campi, tutto attorno a loro non c'è anima viva. Gli sembra come di stare attraversando un villaggio fantasma. Giunti alla scuola locale, l'unico edificio di mattoni di Rokusawa, capiscono subito. Tutti gli abitanti sono radunati nel cortile. L'orso deve aver colpito ancora una volta. Dopo aver ricevuto conferma del suo ritorno, i due quindi corrono alla macchina per raggiungere la loro casa, situata poco più in alto. C'è stato un attacco, è vero, ma è impossibile che si tratti della loro famiglia. D'altronde, a proteggerla c'è un intero esercito, ben 50 uomini armati fino ai denti. Ma allora cos'è quella sensazione di nodo allo stomaco che entrambi stanno provando? Subito prima di arrivare a casa, ad un solo tornante dall'ultima salita, la loro auto è costretta ad inchiodare. Una dozzina di soldati sono radunati attorno ad un posto di blocco, dove altrettante capanne ospitano gli abitanti della parte alta del villaggio, e nel chiedere informazioni ad uno di loro ricevono quel colpo di scure che tanto temevano. Si era trattato proprio delle loro famiglie, entrambe sono state sterminate da Kesagake. Per capire cosa sia successo su quella montagna, dobbiamo tornare indietro di 24 ore. L'esercito incaricato di abbattere l'orso giunge al villaggio di Rokusawa verso mezzogiorno del 10 dicembre e si mette subito in azione. Scesi dalle auto, 15 dei 50 agenti si appostano tutto attorno al villaggio, fucile alla mano, mentre i restanti 35 si avviano verso il bosco per recuperare i resti di Abemayu. Ma perché inviare ben 35 persone per il recupero di resti umani? Per un popolo che conosce gli orsi, questo è l'unico modo per non essere aggiunti alla lista. Gli orsi, infatti, sono soliti seppellire ciò che non riescono a divorare sul momento per poi tornare a riprenderlo, lasciando al contempo una propria traccia odorosa sia per ritrovare i loro avanzi, sia per avvertire altre specie di non avvicinarsi. L'uomo non ha un senso dell'olfatto particolarmente sviluppato e non si accorge di questa traccia, così se qualcuno dovesse mettere le mani sulla preda di un orso, senza nemmeno rendersene conto, finirebbe inseguito e divorato a sua volta. Prima di toccare i resti di Abemayu, bisogna quindi essere certi di poter respingere un eventuale attacco improvviso. E, come volevasi dimostrare, quello che ormai è divenuto a tutti gli effetti un Wenkamui compare davanti a loro, furioso per l'intrusione nel suo territorio. L'orso comincia subito a caricare i soldati a testa bassa, un animale di circa 3 quintali e mezzo che, a piena velocità, si sta lanciando contro un fronte unito quasi come una palla da bowling. Un attacco così improvviso lascia il tempo di rispondere ad appena 5 soldati che, dopo aver estratto i fucili, sparano in direzione dell'animale. Uno solo dei 5 colpi riesce ad andare a segno, ma è sufficiente a farlo deviare per scappare nella boscaglia a pochi passi dai soldati. Bisogna agire in fretta, così 10 di loro vengono assegnati all'inseguimento. Se l'orso è ferito, bisogna necessariamente prenderlo prima che riesca a fuggire. Così partono alla rincorsa, seguendo la lieve traccia di sangue causata dal colpo di fucile che deve averlo colpito di striscio. Ad un certo punto, tuttavia, i 10 uomini si trovano davanti ad un punto morto. La traccia si è tramutata in una piccola pozza di sangue per poi interrompersi, come se l'orso fosse scomparso nel nulla proprio in quel punto, riconfermando nelle loro menti la sua natura sovrannaturale di demone. A causa del loro scarso equipaggiamento, insufficiente in previsione di una lunga permanenza tra le montagne innevate, i 10 soldati sono quindi costretti a lasciar perdere e tornare indietro. Gli altri uomini, nel frattempo, hanno recuperato ciò che resta di Abemayu, la testa e le gambe. Nient'altro. La scelta migliore a questo punto può essere una sola: lasciare tutto com'è ed utilizzare quei resti come esca per attirare nuovamente il Wenkamui allo scoperto. 12 cecchini vengono quindi fatti appostare tutto attorno al punto di sepoltura, alcuni nascosti dietro accumuli di neve, mentre i restanti soldati fanno ritorno al villaggio per occuparsi della sua difesa. I soldati vicino alle case dovranno preoccuparsi unicamente di fare rumore, di rendere nota la loro presenza, di modo che l'orso possa trovare ristoro unicamente in quei resti pesantemente sorvegliati dai cecchini. E sebbene l'idea sulla carta funzioni, niente va come sperato. Sono le 20:30 e ormai il sole è calato su Rokusawa.
Resta solo la luna ad illuminare il paesaggio, uno scenario innevato dai riflessi argentei la cui bellezza non si addice ad un sanguinoso scontro finale. L'unico rumore ad accompagnare i soldati è il leggero soffio del vento che smuove i rami circostanti, un silenzio quasi innaturale, interrotto solo dalla neve che cade dagli alberi o da qualche colpo di tosse soffocato. Solo grazie a questo silenzio gli uomini appostati riescono a sentire un rumore inconfondibile, il rumore di passi. Passi di una creatura molto grossa che affondano nel bianco circostante. La conformazione del suolo attorno al luogo di sepoltura di Abemaio, tuttavia, rende impossibile decretare da che direzione stia arrivando l'animale. I resti, infatti, si trovano al centro di una depressione che rende impossibile capire dove si trovi la fonte del suono. Così i soldati, senza accedere al panico, fanno l'unica cosa sensata. Rivolgono i fucili in ogni direzione, lasciando scoperta unicamente quella del villaggio dove sono appostati i loro compagni. Essendo arrivati proprio da quella direzione e sapendo quanto rumore stavano facendo gli altri, non c'è modo che l'orso possa arrivare da là. Eppure, proprio mentre credono di essere al sicuro, il Wenkamui si avvicina esattamente dall'unico lato rimasto scoperto, dando inizio a quella notte da incubo. Una volta annotato l'animale, tutti i soldati si voltano all'unisono, puntando i fucili in quell'unica direzione, ma subito si bloccano. Nessuno di loro può sparare. Dietro l'orso, infatti, sulla loro linea di tiro, ci sono i loro alleati del villaggio. Allo stesso modo, gli uomini del villaggio non possono sparare verso l'animale per paura di colpire gli alleati appostati in campo aperto, nascosti dagli alberi e dal buio fitto. L'orso, inconsapevolmente, si è posizionato nell'unico punto in grado di mandare in crisi tutti e 50 gli uomini in un colpo solo, rendendolo di fatto immune alle loro armi. Questa esitazione, durata diversi minuti, termina nel momento in cui uno dei soldati decide comunque di sparare un colpo, ma la situazione non permette certo di mirare con la dovuta calma e il colpo manca al bersaglio, facendolo fuggire. Il Wenkamui si lancia in una fuga disperata verso il fiume vicino, così ogni soldato imbraccia il fucile e si getta all'inseguimento. La situazione va chiusa quanto prima. Lasciarlo scappare significherebbe dover rimanere altri giorni tra i monti. È a questo punto che accade qualcosa che, anche ricercando varie ricostruzioni, tuttora non riesco a spiegarmi. Ogni singolo soldato lascia l'accampamento, tutti e 50 insieme, lasciando le due famiglie completamente scoperte. Iniziano quindi a seguire le tracce lasciate dall'animale, nel buio è difficile distinguerle, ma infine, dopo diversi minuti, riescono ad arrivare fino alla riva del fiume, decidendo di risalirlo. Proprio qui si accorgono di aver commesso un errore fatale. Le tracce che hanno seguito sono al contrario. Questo spiazza i soldati, che a questo punto si trovano davanti a due opzioni egualmente terrificanti. O le orme erano state lasciate dall'orso al suo arrivo, se non addirittura il giorno prima, oppure li aveva volutamente tratti in inganno per poter agire indisturbato. Quel che è certo è che le due famiglie in questo momento sono in gravissimo pericolo. Spostiamoci quindi all'interno della casa e vediamo la situazione dal punto di vista dei suoi inquilini. Yayo e Take, le mogli di Saito e Yasutaro, sono nel bel mezzo dei preparativi per la cena. Solo Yayo si trova in cucina, dato che Take in questo momento è all'ottavo mese di gravidanza e ovviamente ha bisogno di riposo. Mentre sta finendo di cucinare, la donna tuttavia sente come un gorgoglio, un rumore indistinto alle sue spalle. Inizialmente pensa che sia il figlio Umakichi, il piccolo di appena qualche mese, che porta legato alla schiena, ma quando questo suono si fa più intenso, capisce che non può trattarsi di lui, e così si volta. Davanti a lei si para l'enorme muso di un orso, che si sporge all'interno della casa attraverso la finestra aperta. Nemmeno il tempo di urlare e il gigantesco animale si ritrae all'improvviso, scomparendo dalla vista. Pochi istanti, attimi confusi e lenti come se immersi in una sostanza densa, e l'orso piomba con tutto il suo peso sulla parete, radendola al suolo. All'interno della casa si scatena subito il panico, i bambini iniziano ad urlare correndo in ogni direzione, anche Yayo prova a fuggire spaventata, ma sua figlia la afferra per la gamba in cerca di protezione, facendola cadere rovinosamente al suolo. L'orso, senza perdere un secondo, le si scaglia addosso, ancorando la terra con tutto il suo peso, per poi scattare verso la sua nuca come per azzannarla. La donna, tuttavia, non sente alcun dolore, non finché non realizza cosa è appena accaduto. L'orso non ha morso lei, ma il piccolo Umakichi sulla sua schiena, che ora
presumibilmente, è morto. Non c'è nemmeno il tempo per piangere, perché l'animale torna all'attacco, questa volta colpendo Yayo alla testa con un morso e facendole lo scalpo. Odo, il figlio di Yasutaro, nel frattempo sta cercando di raggiungere il fucile del padre per allontanare il Wenkamui da sua madre, ma viene sopraffatto in un istante. Pur di trovare riparo, si lancia quindi sotto ad uno dei letti, sfruttando le doghe come scudo. L'orso può ancora ferirlo, ma lo spazio esiguo tra una doga e l'altra non gli consente di imprimere abbastanza forza nei suoi colpi per poterlo uccidere. Yayo, miracolosamente sopravvissuta al morso, approfitta di quel momento di distrazione per trascinarsi fuori casa dal buco nel muro, assieme a due dei bambini, urlando nella speranza che qualche soldato ancora vicino possa sentirla. L'unica risposta che riceve sono le urla di chi è ancora in quell'inferno. Odo ormai è svenuto, forse per il terrore o magari per le lacerazioni che ha ricevuto alla pelle, superficiali è vero, ma comunque numerose. Taki, la moglie di Saito, che nel frattempo è rimasta nascosta sotto ad una coperta con gli altri tre bambini, esce allo scoperto ed intima loro di seguire Yayo all'esterno. Solo i due maschi hanno la prontezza di scattare verso l'uscita. Uno figlio di Yasutaro e l'altro di Saito, cresciuti insieme come veri e propri fratelli e migliori amici dalla nascita. L'orso, tuttavia, è ben più rapido di quanto sembra e in un attimo si lancia tra loro l'uscita, bloccandogli la strada. Un solo colpo, un singolo movimento della sua enorme zampa ed entrambi finiscono a terra in un bagno di sangue. Il Wenkamui quindi inizia a divorare uno dei due bambini, dopodiché risparmia l'altro per un secondo momento e si getta sulle sue ultime vittime. Taki, ancora nascosta sotto la coperta, e la sua nipotina dodicenne, in visita dagli zii per qualche giorno. I suoi ultimi giorni. Questa infatti viene uccisa per prima, crollando a terra dopo essere stata lacerata dagli artigli dell'orso, davanti agli occhi della zia, ferma, impaurita ed impotente davanti a quegli orrori. In un disperato tentativo di aver salvo la vita e di portare in salvo quella che porta in grembo, Taki prova a trascinarsi sotto ad un letto, ma l'animale, ancora una volta, si dimostra molto più rapido. La afferra per una gamba, la trascina al centro della stanza e con un singolo morso diretto alla testa, pone fine alle sue sofferenze. Nella casa non resta ormai più nessuno. Il demone della montagna, coperto del sangue delle sue vittime, ha trionfato ancora una volta. La conta delle vittime, tuttavia, risulta piuttosto complicata. Quella notte erano sopravvissuti solamente Odo, il figlio maggiore di Yasutaro, Yayo, sua moglie, due dei bambini e il figlio piccolo di Saito, colpito dall'orso ma ancora in fin di vita. Anche Umakichi, il neonato di Yayo, è incredibilmente sopravvissuto al morso. Tuttavia, il suo collo è stato spezzato, causando una paralisi totale del corpo. Take, miracolosamente, viene rinvenuta divorata per metà, ma la sua pancia è rimasta intatta, permettendo la nascita del bambino che portava in grembo. Di tutti loro, però, altri quattro sarebbero morti in seguito all'incidente. Entro il mattino successivo, sia il bambino sopravvissuto, figlio di Saito, che il neonato si spensero. Umakichi, il piccolo a cui era stato spezzato il collo, si spense 2 anni dopo una vita piena di difficoltà. Infine Odo, a causa del trauma riportato e dei sensi di colpa per non aver protetto la sua famiglia, si toglierà la vita gettandosi da un ponte, solamente l'anno successivo. In totale, considerati i postumi, quella notte persero la vita 7 persone. Siamo quindi tornati a quel mattino, al mattino in cui Saito e Yasutaro hanno appreso della morte dei loro cari. Se quest'ultimo riesce a ricongiungersi con la moglie Yayo, gravemente ferita, e il figlio Odo, allora ancora in vita, ormai a Saito non è rimasto nulla. Sua moglie è deceduta, la nipote anche, e il neonato è morto poche ore prima del suo arrivo. Gli resta solamente un figlio, il bambino rinvenuto in fin di vita, destinato a spegnersi di lì a breve. La disperazione che deve aver provato, mi auguro non ci sia mai dato di capirla. Anche i soldati si sono ritirati dalla montagna, in gran numero sono scesi a valle la mattina stessa. L'orso, con la sua forza e la sua astuzia, li ha spaventati e molti temono possa davvero trattarsi di un'entità sovrannaturale, un'entità contro la quale non potrebbero mai combattere. A rimanere sono solo una dozzina di uomini, i soldati che avevano partecipato alla guerra russo-giapponese e che in vita loro avevano visto abbastanza orrori da non temere più neanche i demoni. Al calare del sole, sia i soldati che Saito e Yasutaro si mettono di guardia per evitare che l'animale possa tornare e finire il lavoro. Passano diverse ore, il freddo si fa pungente e il silenzio straziante, soprattutto per Saito, che non può far altro che pensare
alla sua famiglia ormai scomparsa. Entrambi, nonostante la stanchezza di aver portato sulle loro spalle il peso di quelle emozioni, rimangono vigili. La stessa notte, un altro uomo la sta passando insonne a diversi chilometri di distanza. È Yamamoto, il vecchio cacciatore, che è venuto a sapere dell'accaduto e sta lasciando che i sensi di colpa lo divorino come quel gigantesco orso. Avrebbe potuto evitarlo. Se fosse andato a Rokusawa, quelle persone ora sarebbero vive. Questi pensieri gli impediscono di chiudere occhio. Gli ricordano il suo passato, delle scelte fatte e non fatte, della guerra, dei suoi compagni, un insieme di flash che gli martellano la testa finché di colpo, nel cuore della notte, non si alza in piedi. Kesakake è una sua responsabilità e sarà lui a seppellirlo. Dopo essersi vestito di corsa, Yamamoto esce di casa e si reca presso il suo vicino, al quale chiede in prestito il fucile e la macchina. Vedendolo rinvigorito come mai prima, quasi come se le sue braccia non si fossero mai realmente spente e fossero tornate ad ardere come un tempo, l'uomo accetta di buon grado ed offre il suo aiuto. Yamamoto, dunque, arriva a Rokusawa la mattina del 12 dicembre, prima ancora che il sole sia sorto. Qui incontra alcuni dei soldati rimasti in loco, ai quali chiede di essere accompagnato con urgenza presso il luogo in cui erano avvenuti gli attacchi. La sua richiesta, tuttavia, è che due soldati lo accompagnino attraverso il bosco e non lungo la strada principale. Prima di sfidare Kesakake, deve studiare il suo territorio di caccia. Giunto alla casa in cui è avvenuta la tragedia, Yamamoto osserva i segni lasciati dal passaggio dell'orso, segni che scacciano ogni dubbio. Si tratta di quello stesso animale che anni prima aveva terrorizzato gli abitanti. Dopo aver congedato le sue due guardie, inizia quindi ad ispezionare l'area circostante, notando subito un importante dettaglio. Le case sono tutte abbandonate, o meglio, sono state evacuate, ed è un bene. Molte, infatti, riportano segni di artigli, alcune sono state sfondate del tutto e le dispense svuotate, segno che l'orso è passato di là mentre non c'era nessuno, o il conto delle vittime sarebbe salito ulteriormente. Per prendere Kesakake alla sprovvista, Yamamoto decide quindi di seguire le sue orme nella foresta senza attendere il suo arrivo. È lui il cacciatore, l'orso, in questo caso, è soltanto la sua preda. Al sorgere del sole decide tuttavia di desistere nella sua ricerca e di recarsi presso la casa dove Saito e Yasutaro si erano rifugiati. Ad aprirgli è proprio Yasutaro, ma da qui non sappiamo come si sia svolta la conversazione. Non sappiamo se i due provassero astio nei suoi confronti, se magari fossero sollevati per il suo arrivo. Quel che è certo è che i due decisero di collaborare con il cacciatore per abbattere definitivamente l'orso. La sua proposta è folle, ma necessaria. Richiamare a Rokusawa i corpi delle vittime, che nel frattempo sono stati inviati a Tomamae per ricevere una degna sepoltura. Secondo l'uomo, Kesakake starebbe morendo di fame e metterlo davanti ai loro corpi, cibo pronto e che porta già il suo odore, lo costringerebbe ad uscire allo scoperto. I due uomini, tuttavia, rifiutano categoricamente. Dissacrare così i corpi dei loro cari è una richiesta oltraggiosa. Tuttavia, dopo una lunga conversazione, Yamamoto gli fa capire che questo è l'unico modo. Sacrificare persone che si erano già sacrificate per poter abbattere quel demone. Il capitano dei soldati invia subito l'ordine di richiamare i corpi al villaggio, mentre Yamamoto sta già preparando la mossa successiva, fare in modo che tutti e 12 soldati rimasti sulla montagna vengano immediatamente richiamati, onde evitare che l'orso possa sentire l'odore e decidere di non avvicinarsi. All'arrivo dei corpi nel villaggio, Yamamoto chiede l'aiuto di 4 soldati per il loro trasporto alla casa dove tutto era iniziato. Quello, secondo l'anziano cacciatore, sarà il palco perfetto per l'ultimo atto. Una volta dentro la casa, i 5 uomini rafforzano il perimetro e chiudono la porta d'ingresso, facendo in modo che l'unico passaggio utile sia quello creato dall'animale 2 notti prima. Fatto ciò, si appostano in formazione con i fucili puntati verso il barco, a pochi passi dai resti delle vittime. L'ordine di Yamamoto è molto chiaro: sparare solo ed unicamente nel momento in cui l'orso avrà appoggiato almeno una zampa dentro la casa, il momento in cui non potrà più scappare. L'attesa sembra interminabile, tutti e 5 rimangono immobili ed in silenzio per qualche ora. Poi un rumore improvviso li fa sussultare. Kesakake è entrato in scena. L'orso si muove attorno alla casa perlustrandola. Dall'interno si riesce a sentire il rumore del suo naso in cerca di un punto di accesso. All'improvviso, dall'apertura, compare una piccola nuvoletta ghiacciata, generata dal suo respiro affannoso e segno che ormai è molto vicino. Il muso varca la soglia, le dita dei soldati si spostano sui grilletti, la sua zampa si allunga e si ritrae.
Poco prima di poggiarla, l'orso fa dietro front e sparisce nel buio della notte. Gli uomini sconfortati restano in attesa nella speranza di un suo ritorno, ma niente da fare. Kesagake non tornerà. Al sorgere del sole, i soldati si muovono per seguire le tracce lasciate dall'animale, mentre Yamamoto, conscio dell'inutilità della loro operazione, torna al villaggio. La loro ricerca, tuttavia, porta delle informazioni importanti per il cacciatore. L'orso, durante la fuga, ha attraversato il fiume ghiacciato, dimostrando sia di essersi accorto dell'imboscata, sia di non essere tanto moribondo quanto si pensava. Quel 13 dicembre, poi, accade qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Mentre si decide il da farsi per la notte successiva, al villaggio compaiono 200 uomini disposti ad aiutare nella caccia. Tra questi ci sono mataghi, pescatori, contadini, dottori, tutti abitanti dei villaggi vicini che, sentendo del pericolo, hanno deciso di dare una mano con le loro competenze. Yamamoto quindi si mette a capo dei volontari selezionati, circa una sessantina di uomini, quelli che sanno imbracciare un fucile, e decide di attuare il suo piano. Sapendo che l'orso dovrà nuovamente attraversare il fiume per poter arrivare a Rokusawa, i nuovi soldati vengono distribuiti lungo tutto il suo argine, rivolti verso la sponda opposta, nascosti da una sorta di trincea scavata nella neve. Se l'orso comparirà, come credono, non potrà in alcun modo attraversare il fiume senza venire avvistato, colpito e affondato. Vengono creati dei ponti di corda lungo le due rive, dei passaggi d'emergenza che i cacciatori potranno utilizzare per inseguire l'animale in sicurezza qualora questo riuscisse a fuggire. Una volta preparato tutto ed essersi appostati, agli uomini non resta che attendere. Passano diverse ore, ma dell'orso nessuna traccia. Alle 10 di sera, uno dei cecchini appostati sul fiume nota però una strana ombra sulla sponda opposta. Decide così di chiedere un parere al capitano, d'altronde è buio pesto e quella potrebbe essere una roccia visto quanto è grande ed immobile. Ma una cosa è certa, fino a poco prima quell'ombra non si trovava là. Il capitano quindi estrae il fucile, lo punta nella sua direzione ed intima a quella figura di identificarsi qualora fosse stato un uomo, altrimenti darà l'ordine di sparare. Dopo attimi di silenzio, un colpo riecheggia tra le montagne. L'ombra inizia a muoversi e dopo un forte lamento si getta tra gli alberi correndo. I soldati sono riusciti a colpire Kesagake. Tutti gli uomini si gettano verso i ponti di corda e attraversano il fiume correndo lungo la scia di sangue lasciata dall'animale, una scia decisamente visibile che dimostra come sia stato colpito in pieno. Yamamoto è poco dietro al gruppo, si fionda anche lui alla rincorsa e giunge alle tracce dell'animale per analizzarle. All'improvviso intima al capitano di fermarsi e di ritirare tutti i suoi soldati. Le loro chance di colpire Kesagake saranno molto più alte al mattino, quando la ferita lo avrà indebolito e la luce lo porterà allo scoperto. Giunta l'alba, il cacciatore parte accompagnato da due soldati, superano il fiume, arrivano all'altra sponda e si addentrano nella foresta. Per diverse ore dell'orso non c'è alcuna traccia. I segni che ha lasciato sono ancora ben visibili, ma sembrano portare sempre più lontano. Inizia persino a nevicare e Yamamoto sa che dovranno trovarlo prima che le tracce vengano coperte, altrimenti l'orso avrà vinto anche questa battaglia. Proprio nel pieno della nevicata, quando ormai le tracce sono appena visibili e i tre uomini stanno iniziando a patire il freddo, Yamamoto ferma i due soldati di colpo, facendogli cenno di stare in silenzio. Poco distante da loro, tra le radici di una quercia giapponese, Kesagake sta riposando. Yamamoto imbraccia il suo fucile e, passo dopo passo, si avvicina sempre di più all'animale, che sembra essere caduto in un sonno profondo. Arrivato a portata di tiro, quindi, l'anziano cacciatore prende la mira e spara. Il colpo trafigge l'orso al petto, che si alza di soprassalto. In preda alla furia e capendo di non aver più vie di fuga, Kesagake si abbassa sulle quattro zampe ed inizia a caricare in direzione di Yamamoto a tutta velocità. Probabilmente entrambi sanno che da quello scontro potrà uscire vivo solo uno dei due, ma il cacciatore rimane impassibile, fissa l'animale attraverso il mirino e quando gli è vicino spara un secondo colpo. Questa volta il proiettile colpisce il cranio dell'orso, che inizia a barcollare facendo qualche passo indietro. Arrivato a quell'albero sotto il quale aveva cercato riparo, Kesagake, infine, crolla a terra senza vita, abbracciato dalle sue radici. Dopo la morte di numerose persone, 10 in totale se si considerano le vittime degli anni passati, il Uen Kamui è infine caduto per mano di Yamamoto. Quel demone della montagna, quell'animale disperato per la fame, aveva finalmente trovato il suo eterno riposo. Non sappiamo cosa successe dopo la morte di Kesagake.
Quel che è certo è che non esistono foto che lo ritraggono. Secondo alcune fonti, chi era rimasto al villaggio avrebbe indetto un banchetto e mangiato le sue carni, anche se tendo a non credere a questa versione. Tra gli abitanti dell'Hokkaido, infatti, probabilmente per derivazione dalle credenze Ainu, esiste una regola non scritta che impedirebbe di ingerire animali trasformatisi in mangiauomini. È più probabile che l'orso sia stato sepolto, se non addirittura lasciato nel luogo del suo eterno riposo, e che il villaggio abbia semplicemente cercato di andare avanti come aveva sempre fatto. Sebbene il destino degli altri protagonisti non sia noto, sappiamo per certo che Yayo è sopravvissuta fino alla vecchiaia, rimanendo l'ultima testimone degli eventi di quella tragica notte, eventi che, secondo diverse persone che avrebbero cercato di intervistarla, rifiuta di raccontare per paura di doverli rivivere. Credo che ben poche persone possano capire il dolore di una madre che vede divorati i propri figli davanti ai suoi occhi. La storia del Wen Kamui, poi, per quanto la cultura Ainu mi appassioni, è sicuramente affascinante. Tuttavia, ancora una volta, ci dimostra come i mostri di cui abbiamo tanto paura spesso sono più reali di quello che si possa credere. Kesagake, ad esempio, era un semplice orso che si stava comportando come un orso e che a causa del terrore che ha involontariamente seminato è dovuto andare incontro al suo triste destino. Nessun demone ha mai attaccato Sankebetsu, ma solo un animale affamato che, come tutti, cercava solamente un modo per sopravvivere. Thank you.